Al quinto posto ho scelto un portiere belga, Philippe de Wilde, un po' un'anomalia per il Belgio, una nazione che ha sempre sfornato grandissimi portieri, come Christian Pio, Jacques Mounaron, Jean-Marie Pfaff, Michel Preud'homme. Questi ultimi due colonne della nazionale belga negli anni 80 e negli anni 90, che però hanno avuto un pessimo erede in Philippe de Wilde, che comunque è stato uno storico portiere dell'Anderlecht, club per il quale ha militato per un decennio circa. Anche se mi ha visto come portiere, era veramente poca roba. Basso di statura, spellacchiato, un po' come Valdir Peres, come fisionomia, un Valdir Peres fiammingo. Era bravo a solamente diciamo nel giocare molto fuori dai pali, come vuole il gioco di tradizione belga, ma però per tutto il resto, per presa, fondamentali, gioco con i piedi, era veramente scarso. Soprattutto ricordo che sulle uscite alte non era nemmeno altissimo di statura, era su 1,80 circa, era sempre un pericolo pubblico. Penso che i suoi tifosi, i suoi difensori si facevano sempre segno della croce perché veramente dava insicurezza solo a vederlo. De Wilde è famoso soprattutto per quell'europeo del 2000, o ospitato dal Belgio, dove ne combinò veramente di tutti i colori. Contro la Svezia nel match inaugurale si inciampò su un pallone, su un retropassaggio e permise alla Svezia di segnare un gol per fortuna del Belgio ininfluente. Poi contro la Turchia però, su un campanile, su una traiettoria campanile, uscì in ritardo e Şükür segnò il gol che permise alla Turchia di qualificarsi al posto del Belgio. E nel finale della partita non trovò meglio di franare addosso un attaccante turco venendo espulso e coronando così un europeo da incubo e di fatto anche la sua carriera di portiere, perché nel 2000 era già abbastanza anziano, era già sui 36 anni.